Oltre 2.000 macchine, gente a piedi e in bicicletta. La marcia di protesta fuori Kiev verso la presidenza del presidente ucraino Viktor Yanukovych dimostra quanto l'energia del movimento europeista non sia esaurita dopo un mese e mezzo. Le polemiche per l'acquisizione da parte di Yanukovych della residenza, dotata di piscina e campo da golf, è solo il casus belli per tenere alta la pressione sul capo dello Stato e sull'esecutivo. Guidiamo fino alla residenza del presidente per mostrare che non rinunciamo, siamo ancora qui, dovrebbe dare ascolto ai cittadini e fare delle concessioni, perlomeno le dimissioni del governo. Alla marcia hanno preso parte anche i leader d'opposizione, a partire da Vitali Klitschko, l'ex pugile che correrà per la presidenza nel 2015. Dopo le festività faremo appello a chi non è soddisfatto del governo e lanceremo un grande sciopero generale, ha detto. I manifestanti, bloccati dalle forze dell'ordine a poca distanza dalla residenza di Yanukovych, mostrano una bara, simbolo di un potere destinato alla sconfitta, ma che al momento non dà segni di cedimento. I manifestanti di Euromaidan ne sono certi, il governo non ascolta le loro richieste, ecco perché hanno deciso di protestare davanti alla residenza del capo dello Stato. Sono a poche centinaia di metri dal palazzo, ma a bloccarli c'è la polizia. I militanti promettono che se le loro richieste cadranno nel vuoto, ripeteranno questa marcia ogni giorno. Акції. Ангеліна Карякіна, Євроньюз, Київ.